Buonasera a tutti e benvenuti al quinto episodio di 24 secondi. Questa sera un appuntamento speciale perché è quello che precede l'attesissimo derby di domenica pomeriggio alla Giuseppe Bondi Arena tra Ferrara e Cento, una puntata per lo più dedicata insomma alle sorti del club, visto che domenica ci sarà questo derby, si perdoneranno gli appassionati delle squadre minori, ma insomma la stretta attualità. E qui dietro l'angolo, domenica c'è la partita forse più attesa dell'intera stagione, sicuramente per i tifosi ferraresi, visto che si gioca in casa, ma anche per quelli che arriveranno da Cento. Stasera parleremo di questa partita, ma non solo, con un ospite speciale che è il presidente del club, Marco Miozzi, che vado subito a salutare. Ciao Marco e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a voi. Senti, prima di iniziare, ricordo a chi ci guarda da casa, come faccio sempre, che c'è la possibilità di interagire con noi sia su Facebook che su YouTube. Ci trovate in diretta, quindi per chi ci sta guardando in live potete chiedere quello che volete al nostro ospite, puntata sicuramente con tanti spunti, quindi di cose da chiedere al nostro presidente ne avrete sicuramente. Marco, partiamo. Prima di parlare di Cento, perché parleremo tantissimo di Cento stasera, faccio un passo indietro e ti chiedo di parlarmi dell'ultima partita del club, quella persa a Rimini, sicuramente un passo indietro per quanto riguarda la prestazione rispetto a quello che la squadra ci aveva fatto vedere in casa contro Chieti. È vero che mancava un uomo chiave come Campani ed è mancato proprio all'immediata vigilia, quindi immagino che per Coach Lech e per il suo staff non sia stato facile rimediare a questa assenza, però ecco, forse ci si poteva aspettare qualcosina in più dalla prestazione della squadra, magari non andare a vincere in un campo comunque sempre caldo come quello di Rimini, però ecco, meramente sul piano della prestazione, sicuramente un passo indietro rispetto a Chieti. Sì, hai detto quasi tutto te, nel senso che sicuramente l'assenza di Campani ci ha penalizzato, ma perché, come hai detto te, io ho saputo che Campani stava male il venerdì sera, quindi proprio nell'immediatezza della partita. Poi abbiamo cercato di provare anche fino all'ultimo di recuperarlo, ma proprio non riusciva a stare in piedi, cioè non gli girava la testa appena metteva i piedi giù dal letto. E, nonostante questo, la squadra, come hai detto te, ha fatto sicuramente un passo indietro rispetto a Chieti. È vero che la fisicità, secondo me, di Rimini ci ha comunque penalizzato tantissimo. L'atmosfera era l'atmosfera delle grandi occasioni per loro, perché mi ha comunque stupito il palazzo con grande tifo da parte della loro curva, che comunque ai nostri ragazzi magari un po' di soggezione l'ha messa. Però diciamo che non, inutile negarlo, insomma, anche Alessandro Amici non ha fatto una partita come aveva fatto in casa, quindi insomma, la sua prestazione è un po' deficitaria, unita all'assenza di Campani, confronto ad un roster come quello di Rimini, che sicuramente non è uno degli, nonostante le tre sconfitte, ma non è uno degli ultimi della categoria, non ci ha permesso assolutamente di fare il colpaccio, che non era nelle nostre corde, ma comunque stare un po' più in partita sicuramente me lo sarei aspettato. Senti Marco, non voglio addentrarmi in questioni tecniche con te, però ecco, spulciando un po' i dati di quella partita, Ferrara ha preso 20 rimbalzi in meno rispetto a Rimini, ha tirato male da fuori, che è un po' una costante, insomma, di questa prima parte di stagione, a parte la partita con Chieti. Ecco, con te voglio fare una considerazione che è questa. Questa squadra, secondo me, non può prescindere dai suoi giocatori chiave, che sono i due americani, Amici e Campani. In questo caso Campani non c'era, però in generale credo che se stecca già uno solo di questi quattro, si fa davvero difficile, ecco, vincere le partite. Sì, sono anche questa volta sono d'accordo, nel senso che purtroppo il roster è questo, ragazzi, quindi
dobbiamo assolutamente sperare sempre che i quattro giocatori che hai detto te, per nulla togliere comunque anche agli altri, diano non dico il 100%, ma almeno l'80%. Purtroppo il deficit a livello di rimbalzi è qualcosa che ha colpito immediatamente anche un po' le palle perse. Sono un altro dato su cui si rifletteva a fine partita insieme allo staff tecnico. Chiaramente sì, il tiro da fuori ci manca anche quello un po'. Io però vedo, ogni tanto mi capita di vedere qualche allenamento e vedo i ragazzi tirare però con grande precisione negli allenamenti, quindi non vorrei che fosse anche un po' l'inizio della stagione il dover pagare, non dico sicuramente con Campani e amici, ma con i due americani magari lo scotto dell'impatto nei confronti del nostro campionato, sicuramente magari non li sta agevolando, nonostante che anche insomma, anche Smith non è al 100% dal punto di vista fisico, non è al 100%. Quindi, secondo me, il meglio noi poi lo daremo domenica. Quindi, di questo sono sicuro. E quindi, la partita è quella. E quindi, lì sicuramente daremo tutto il 110%, io compreso. Ecco, prima di andare sul derby di domenica, che è sicuramente l'argomento che ci interessa di più, ti faccio l'ultima domanda che ricalca un po' quello che hai detto adesso. L'impressione mia è che, almeno fino a queste quattro partite che ha giocato il club in campionato, di cui due in trasferta, è che questa squadra abbia una sorta di regressione, ecco, quando gioca fuori casa. Probabilmente, essendo una squadra giovane e inesperta, perde un po' di certezze che invece trova magari anche inconsciamente davanti al suo pubblico, quindi perdendo un po' di certezze fuori casa, non ritrovandosi, ecco, in un ambiente abituale come può essere quello della Giuseppe Bondi Arena, magari si perdono anche un po' i riferimenti. Questa è l'idea che mi sono fatto un pochino io in questi giorni, non so se sei d'accordo. Sì, sono parzialmente d'accordo, nel senso che giocare fuori casa, insomma, anche negli altri sport non è mai sempre uno svantaggio, soprattutto magari se vai in ambienti caldi, sicuramente come è stato, io ero presente alla partita e ripeto, il colpo d'occhio e il frastuono al palazzo era veramente, veramente notevole. Secondo me la squadra deve trovare un po' più di fiducia in se stessa. Ripeto ancora una volta, non vuole essere un alibi, però la mancanza non solo di Campani, quindi come giocatore, ma del capitano, sicuramente, che fa un po' da chioccia ai giovani, sicuramente si è fatta sentire. Quindi io sulle quattro partite, pare che sono state quattro partite una diversa dall'altra, però sicuramente qualche mancanza c'è. Spiro, il coach ci sta lavorando tantissimo. Mi diceva ieri sera che la squadra lo segue molto, è molto predisposta, molto attenta a lavorare tantissimo in palestra. Di solito si dice sempre che il lavoro paga, quindi vediamo se anche noi cercheremo di migliorare negli aspetti che tu hai indicato. Senti, pensiamo adesso all'immediato futuro, che è derbissimo di domenica contro il Cento, una partita che tutti noi attendiamo da tanto tempo, tu in particolare, perché so che tieni moltissimo questa partita. Cento è una squadra costruita per stare al vertice della classifica, hanno investito tanto quest'estate, a differenza del club, insomma, questo lo possiamo dire. Ecco, la Tassi Group parte sicuramente sfavorita, però sappiamo che in un derby tutto può succedere e la voglia di rivalsa del club sarà tanta dopo la sconfitta di Rimini. Ti chiedo banalmente, ecco, quali sono le tue sensazioni ormai quasi 2 giorni dalla palla 2? No, le sensazioni sono positive. Io ieri sera ho portato la squadra fuori a cena per rinsaldare ancora di più il gruppo insieme allo staff tecnico e allo staff medico. Li ho visti comunque sereni, quindi
che per un derby è già un buon viatico, voglio dire, perché dell'adrenalina ce ne sarà sicuramente tra sabato e domenica mattina, per poi sfogarla tutti, spero positivamente, nella partita. È un derby, è sempre un derby, Jacopo, quindi può essere. Noi sicuramente dovremmo giocare la partita perfetta proprio per il roster che ha scelto, per gli investimenti che ha fatto, per la squadra, insomma, non per niente sono primi in classifica a punteggio pieno insieme a Forlì, quindi sicuramente è una squadra che sta dando tanto. Mi preoccupa in particolare un giocatore di centro che sicuramente vorrà fare di tutto per fare bella figura contro la sua ex squadra, ma anche Federico non avremo paura di affrontarlo, voglio dire. Quindi io mi auspico veramente ancora una volta che la squadra dia tutto per il pubblico, per i tifosi, dia tutto per me, che come hai detto te è una partita che sento tantissimo fin dai tempi proprio in cui ero giovane. La Spal e la Centese si affrontavano sul campo da calcio, e da lì è nato un po' questo mio spirito combattivo nei confronti della di Cento come città, pur nel rispetto comunque dei cittadini della stessa. E quindi, guarda, se potessi, andrei a giocare, giocherei io per il furore che ci potrei mettere. Per fortuna, invece, ho dei bravissimi giocatori che non mi permetteranno di entrare in campo, ma sono sicuro che daremo filo da torcere ai centesi. Ascolta, loro arrivano da quattro vittorie di fila, hanno, si può dire, approfittato della situazione Covid che c'è stata a Udine la settimana scorsa, legittimamente, però insomma ne hanno approfittato. La difesa è il loro marchio di fabbrica sicuramente, perché segnare a 100 è sempre, sempre difficile da quando c'è in panchina Meccacci. Ecco, non ti chiedo magari di addentrarti ancora nelle questioni tecniche, però secondo te quale può essere il pertugio dove Ferrara può infilarsi, ecco, per cercare di sconfiggere 100? Magari l'atmosfera del palazzetto che si può creare, magari penso dopo 5 minuti un inizio forte, ecco. Sì, io ho molta fiducia, guarda, ti dico, non lo so, mi sento questa cosa, non so per quale strano motivo, per quale strana ragione, che noi faremo comunque una bella partita da fuori, perché se comunque la difesa, come dicevi giustamente te, è un marchio di fabbrica della Tramek, sicuramente il poter combatterli anche con il tiro dalla media distanza o dalla lunga distanza, secondo me può essere un'arma. È vero che di quello che abbiamo detto fino adesso è che fino adesso non è stato sicuramente il nostro punto di forza, però la sensazione è che i nostri ragazzi li conoscono bene, quindi così come poi è stato anche con Chieti, finalmente potremo sperare di tirare con delle buone percentuali che demoralizzino un po' l'armata Brancaleone della Tramec 100. Senti, domenica ci sarà sicuramente un'atmosfera caldissima, parleremo poi, ti farò una domanda anche sul pubblico. Ti chiedo prima come la vivrai tu, se starai a bordo campo, se starai in tribuna, se hai già pensato. Sì, ci ho pensato, adesso con tutto il rispetto per Francesco, perché è un amico, però io diciamo che anche l'ultima partita sono stato in tribuna, a parte che avevamo l'onore di avere il vice sindaco e il prefetto che è di Chieti lui, quindi veniva in una doppia veste al palazzo, però comunque si è comunque entusiasmato alla partita, nonostante che Chieti, appunto, la sua squadra abbia perso, però mi aveva promesso che poi sarebbe ritornato anche per il derby. E quindi lì sono stato in tribuna. Andrò sicuramente, me lo chiedevano anche oggi
Gigi Terrieri mi chiedeva appunto dove mi sarei messo durante la partita, e sicuramente ti do questa news e andrò sicuramente in tribuna, perché comunque preferisco stare un po' dietro le quinte, diciamo così, perché è una partita che io sento tantissimo. Forse alcuni di voi non se lo ricorderanno, ma 5 anni fa entrai in giacca e cravatta e praticamente uscii quasi a petto nudo, quindi con una vittoria pazzesca da parte nostra. Quindi è una partita che io sento tantissimo. Per me questo è, come ho sempre detto, è scritto anche in un post che ho messo su Facebook, è la partita per me. Quindi fermo restando che il risultato nostro deve essere quello della salvezza a fine anno, cioè in realtà baratterei, te lo dico anche sinceramente, baratterei il derby con la salvezza a fine anno, perché ho un obbligo morale, sportivo, economico, tocca tutti i punti di vista con Giuseppe Tassi, al quale gli ho promesso che avrei cercato di trasmettere a lui dell'entusiasmo, e sicuramente l'entusiasmo si ha magari con un obiettivo come la salvezza, che per noi è un obiettivo importantissimo e che ci permetterebbe di dare continuità anche al progetto con Giuseppe Tassi. Però è altrettanto vero che il derby è una partita particolare, ma sicuramente andrò in tribuna nella speranza che il prefetto ci dia l'onore di essere ancora mio ospite alla Bondi Arena. Però diciamo che i divanetti a bordo campo li lascerò agli sponsor e ai loro invitati, saranno quasi tutti pieni. Ad oggi c'erano ancora pochissimi posti a disposizione, perché ho chiesto anche agli sponsor di portare dei loro collaboratori, dei loro anche dipendenti, dei loro amici, come mi è stato chiesto anche dal figlio di Giuseppe Tassi, Alessandro, perché ho proprio il piacere, vorrei che fosse uno spettacolo nello spettacolo e fosse un primo tassellino messo per creare entusiasmo al nostro main sponsor. Senti Marco, prendo spunto dalla domanda che abbiamo visto prima in sovraimpressione del mio fido Federico Guerzoni. Ecco, tocco un tasto forse dolente, che è quello del pubblico. In questi giorni ho letto un pochino di polemiche, ecco, per la gestione della prevendita, del costo dei biglietti. Ecco, cosa ti senti di dire ai tifosi dopo che hai letto queste cose? Allora, guarda, il discorso qua ci vorrebbero 10 trasmissioni. Non so se voi avete guardato, spero di sì, Basketin. Perché è finita la trasmissione di Basketin, io ho scritto un messaggio a Dario Salvatico ringraziandolo per le parole che aveva speso, per l'entusiasmo che ci aveva messo nel richiamare il pubblico al palazzo. Poi l'entusiasmo però è finito martedì mattina, quando in realtà ho letto subito alcuni post su Facebook che mi hanno un po' spiazzato, perché come ho detto, è stato scritto sui giornali, lo sforzo che ho fatto io e che sto facendo io tutti i giorni, non tanto da un punto di vista economico, ma da un punto di vista di cercare di metterci tutta la mia professionalità per cercare di risolvere una situazione molto difficile del club basket, e sicuramente l'aiuto che ho ricevuto dall'amministrazione comunale a 360 gradi e soprattutto da Giuseppe Tassi è stata fondamentale, perché altrimenti oggi non saremo qua a parlare di derby con Cento. Questo è lo scenario che mi si è proposto ai miei occhi era che se Giuseppe Tassi non fosse arrivato, noi oggi veramente parleremmo del Gambulaga, non parleremo sicuramente della Tramec Cento.
Io i prezzi non li ho toccati, ho lasciato quelli della stagione in corso. La scelta di non inserire nell'abbonamento la partita di Cento e per alcuni anche la partita con la Fortitudo non le ho fatte io. Questo non significa che non condivida questa scelta da parte del mio predecessore, assolutamente. Significa però che questo era un primo momento in cui la città poteva dare una risposta a quello che stiamo cercando di fare per salvare e di portare in porto questa barca, questa nave, questa barca, chiamatela come voi, diciamo nave perché così dà l'impressione di essere qualcosa di più importante e di più grande. E quindi ci sono rimasto male poi, sai, mi è stato detto, ma non leggere il poster perché ti viene. Io poi sono un po' un frizzantino, quindi mi era venuta la voglia di rispondere. Però ho lasciato stare, consigliato, mi sono anche confrontato con una persona che mi sta dando tanti suggerimenti e mi è tanto vicino in questo momento, che è Mauro Cavina, e mi ha detto appunto lascia stare, però. È una risposta che io ho, è un po' mettere alla prova la città di Ferrara. Cioè, è vero che è facile venire in tanti al palazzo quando si hanno quattro vittorie consecutive, ma è altrettanto vero che al palazzo ci si può andare anche perché si ha una fede, indipendentemente dai risultati, e perché si vuol dare una dimostrazione che anche il pubblico, crede nel progetto che, ripeto, soprattutto Giuseppe Tassi sta portando avanti con l'aiuto che ci sta dando. Senti Marco, pochi giorni fa hai, diciamo così, scavallato il tuo primo mese da presidente. So che in questo mese hai avuto tanti impegni, tanti incontri, tanti contatti giorno dopo giorno. Ecco, alla fine di questo primo mese il tuo bilancio del nuovo presidente del club qual è? Allora, Jacopo, il mio primo mese da presidente è stato l'entusiasmo che ho oggi è lo stesso entusiasmo che ho quando ho deciso di diventare presidente. Devo ringraziare anche comunque Francesco D'Auria, perché comunque mi ha aiutato nei primi giorni a cercare di capire un po' il mondo del Club Basket Ferrara, perché è vero che io facevo parte del precedente consiglio di amministrazione, ma mi ero sempre restato un po' ai bordi dell'avventura di Francesco, soprattutto magari negli ultimi anni, diciamo dal Covid in poi. Però ecco, sono stati 100 giorni, Jacopo, che poi saranno i 200, i 300, difficili, perché comunque la situazione del club è una situazione, come dicevo prima, di grande difficoltà. Io non mi voglio nascondere dietro un dito perché conosco benissimo Ferrara, la mia città. Sto cercando di, diciamo che non dovrei dire niente, ma dico solo un, dico solo una, faccio un, solo un piccolo una piccola appunto. Sto cercando di far diventare il club veramente il club di Ferrara, di dare, come ho detto, della felicità all'interno del club. Quindi di riportare Ferrara a 360 gradi dentro il club. Non ti nascondo che sto avendo delle difficoltà ad essere aiutato da tutto e da tutti, perché comunque, come ho detto prima, è facile, salire sul carro dei vincitori, è molto più difficile, salire su un carro a cui manca una ruota o forse due. Però sto facendo tanto anche a livello, e devo anche ringraziare in questo caso l'assessore Maggi, perché abbiamo fatto insieme, stiamo facendo insieme una convenzione con l'Università di Ferrara, sto facendo una convenzione con i dipendenti,
sto provando di fare una convenzione anche con i dipendenti del comune di Ferrara, grazie anche perché devo ringraziare tutte le persone che in questo momento mi sono vicine, come Massimo Ravaioli per quanto riguarda invece una convenzione con il consorzio di bonifica. Tutto questo per cercare di aiutare l'attuale pubblico ad essere rinsaldato e ad essere per avere ancora più presenze al palazzo. Quindi 100 giorni difficili, 100 giorni però di entusiasmo, sono volati perché comunque sono comunque il sono è stato un è un impegno costante questo scusa, poi 100 giorni volevo dire questo primo mese, scusate, questo primo mese da presidente. E spero di poter un giorno rispondere alla tua domanda sui miei primi 100 giorni, come si fa per il governo. Non ti nascondo che guardo al futuro con un po' di tremore, però ho la fortuna di avere di fianco a me tante persone che mi stanno dando del grande, anche loro del grande entusiasmo, e spero di, come ho detto prima, di portare in porto questa nave. Sì, volevo continuare su questo discorso del pubblico che abbiamo intavolato adesso. Al momento forse, anzi sicuramente, il pubblico è il grande rebus di questo periodo, nel senso che insomma, le presenze al palazzetto sono notevolmente diminuite rispetto, penso, solamente a 2 anni fa. È vero che c'è stato il Covid, sicuramente questo ha influito perché molta gente magari si è disabituata, ecco, a venire al palazzetto e invece si è abituata a vedere le partite da casa. Però ecco, ti faccio questa domanda, Marco, sicuramente, almeno penso io, qualche errore c'è stato in questi mesi, in questi anni, rispetto al pubblico, rispetto alla città. Ecco, non trovi che questa società si sia un pochino, come posso dirti, autoallontanata, ecco, dalla città e dal territorio, e che quindi un progetto per il futuro sia quello di riavvicinare davvero questa società ai suoi giovani, e alla sua città in generale? Sì, purtroppo secondo me la precedente presidenza, ma forse anche quella ancora prima di Fabio, non ha, è vero che ripeto, il Covid sicuramente non ha aiutato, però io, come al di là delle convenzioni che ho detto prima, sto cercando di arrivare anche alle scuole, quindi ho attraverso un mio uomo di fiducia sono riuscito a entrare nel provveditorato agli studi, perché il responsabile dello sport del provveditorato agli studi Previglieri Fabrizio è un mio carissimo amico, e quindi ho già mandato la mail a tutti i plessi scolastici per cercare di coinvolgere i bambini anche, o anche i ragazzi per portarli al palazzo, e porterò anche piano piano anche la squadra all'interno delle scuole per cercare proprio di creare un'unione fra il basket e la città di Ferrara. Anche le altre iniziative, le altre convenzioni che di solito nella vita si copia sempre dai più grandi, e quindi il fatto che anche la convenzione con l'università l'abbia fatto con l'UNIFE, l'abbia fatto anche la SPAL, sicuramente mi fa sperare che anche per noi possano esserci dei risultati. È chiaro che purtroppo sono dei progetti a lunga scadenza, perché non posso immaginare che faccio una convenzione domani mattina e mi ritrovo il palasport pieno, però bisogna lavorarci, mi è sempre stato insegnato dai miei genitori che per raccogliere bisogna prima seminare, quindi io sto sicuramente seminando, ripeto, ho l'appoggio che sento molto, molto vicino dell'amministrazione comunale, che è sicuramente fondamentale in questo momento. Lunedì ho l'incontro con la responsabile dell'ufficio personale del comune di Ferrara, perché voglio provare anche questa strada, le voglio veramente provare tutte per cercare di portare un po' di tifo
per il palazzo e per il roster che abbiamo e che andremo a costituire negli anni futuri. Marco, ti faccio leggere questo commento di Nico Sì. Carradori. La prima parte più o meno è quello che abbiamo detto noi adesso. La seconda invece sicuramente ti può interessare. Un club di A2 non può contare su una persona, in questo caso te Marco, per quanto impegno ci metti, non puoi fare tutto da solo. Quindi immagino che il suo commento sia riferito al fatto di strutturare la società in Certo, tutto e per certo. tutto, ecco. Assolutamente, ma io questo di Nicolo lo condivido al 100%. Il problema in questo momento è un problema, è inutile che anche qui ci nascondiamo dietro un dito, di budget. Mi sono stati già proposti almeno quattro direttori generali, general manager, chiamateli come volete voi. Anche da un punto di vista tecnico ho delle mie idee che vorrei discutere con Spiro e fare dei cambiamenti dall'anno prossimo. Non voglio andare oltre perché non ne ho ancora parlato con Spiro, ma sicuramente qualcosa dobbiamo cambiare perché c'è bisogno. Io sempre sono fondamentalmente sono un consulente aziendale, quindi per i miei clienti ho sempre detto che per loro sono fondamentali le risorse umane per poter crescere e perché strutturarsi vuol dire veramente dare un valore aggiunto alla propria azienda. Anche il mio predecessore ha sempre parlato di un club basket come di un'azienda e mi devo strutturare. Non so se riuscirò a farlo quest'anno, ecco questo sto dicendo, perché il budget è quello che è. Poi arriveranno nuove risorse, sta sicuramente il lunedì, non il 31, ma il lunedì successivo, il 6, mi sembra, costituirò ufficialmente il consorzio del Club dei 50, perché ho già una decina, se non quasi una quindicina di aziende che sono interessate ad entrarci. Se riuscirò a fare quello che voglio fare, cioè costituire un club dei 50 e più, quindi arrivare a superare questa quota dei 50 consorziati, ecco, e se lo faccio lo devo fare entro il mese di dicembre, non è che lo posso fare a marzo dell'anno prossimo, allora sì che potrò anche fare una scelta di poter trovare un direttore generale. Sicuramente serve una figura di collante fra me e lo staff tecnico e soprattutto quello che a noi ci manca tantissimo è il marketing. Parlavo ieri sera con Cavina che mi diceva che 100 a 4 persone che si dedicano al marketing, di cui una esclusivamente al sociale. Che tanta roba. Sicuramente io non posso pensare di fare quello che sto facendo adesso, di contattare anche il salumiere per chiedergli se vuol fare con tutto il rispetto per i salumieri, di fare la sponsorizzazione per il club. Però in questo momento devo fare di necessità virtù, nel senso che gli anni passati si è speso cifre anche forse eccessive per il marketing, soprattutto in relazione agli anni che c'erano. Adesso sicuramente è vero che è un anno sicuramente difficile perché abbiamo superato la pandemia, poi ci siamo ritrovati la guerra, però sicuramente io devo strutturarmi nella direzione di un direttore generale, di un general manager, chiamatelo come volete, e soprattutto del marketing, perché senza queste due figure non si va da nessuna parte. Sì, ma hai citato tante volte Giuseppe Tassi, ecco, credo che un barlume di speranza derivi proprio da lui per il futuro e dalla sua azienda. Ti chiedo, ecco, se con l'avvento di Tassi Group state pensando anche a qualche progetto futuro, detto che mi sembra di aver capito l'accordo per adesso è di un anno, però ecco, dal punto di vista della stabilità economica. Pensiamo a salvarci in primis, però insomma con Tassi credo che il futuro potrà essere decisamente più roseo di quello che c'è adesso.
Ma io non voglio, voglio dire, non ho un rapporto molto frequente con il signor Tassi, ma ce l'ho quotidianamente e anche 2 volte o 3 volte. Di solito ci sentiamo la mattina, pomeriggio e alla sera con il suo avvocato, che poi fondamentalmente è una persona di riferimento per lui, che è l'avvocato Loberti, come ho già detto anche in conferenza stampa in comune, perché mi lega un'amicizia storica con Paolo e perché comunque ci abbiamo una grandissima stima reciproca uno nei confronti dell'altro. Non vi posso, ve lo posso anche dire, anzi ve lo posso anche dire, sicuramente quando abbiamo concluso l'accordo annuale, io stesso non avrei voluto fare un contratto di 2 anni, per dire, perché comunque sono sempre stato portato a prima a dimostrare la mia serietà e tra virgolette anche la mia umiltà prima di chiedere qualcosa a qualcuno. Quindi gli ho detto mettiamoci alla prova, vediamo come andiamo, se andiamo d'accordo, se i nostri progetti possono combaciare. A quel punto lui mi ha promesso, cioè mi ha detto che ci saremmo messi a tavolino e questa volta avremmo valutato un programma triennale. È chiaro che un programma triennale con Tassi è veramente tanta roba, se mi permettete, perché è un imprenditore di riferimento nell'ambito edile. È una persona che ha tantissimo lavoro, quindi è un'azienda molto, molto consolidata e molto strutturata. E credetemi, il mio non è star qui a fare degli elogi o della piaceria nei confronti della Tassi Group, ma quello che dico lo penso veramente, glielo ho detto direttamente a lui. E comunque non vi nascondo che quando è uscito il nome ufficiale di Tassi Group, molte persone sono rimaste anche contente perché comunque è uno sponsor, con tutto il rispetto per quelli che c'erano prima e che si sono succeduti nel tempo, però ad oggi è uno sponsor che dà sicuramente un po' di sicurezza. È chiaro che non è l'unico sponsor che deve fare tutto lo sforzo finanziario che serve, ma però mi sta già dando una grossa mano con il suo entourage, cioè le aziende che gravitano intorno alla sua. Devo ringraziare tantissimo anche lo studio Ecodomus, che è diventato all'ultimo secondo sponsor di maglia, dietro nella parte retrostante sotto Bondi, perché comunque anche lì, voglio dire, è un'azienda collegata alla Tassi Group. E anche loro hanno fatto un investimento importante, tanto è vero che mi sembrava quasi doveroso inserirli nella maglia, che in realtà tarderà ancora un po' ad arrivare, ma perché abbiamo prima fatto una modifica sul name di Tassi e poi abbiamo inserito all'ultimo secondo appunto lo studio Ecodomus. Sempre di 100 e quindi sicuramente il mio Tassi è anche lui un ambizioso, è anche lui uno che ha voglia di vincere e sicuramente ci proveremo a portare a casa nei prossimi anni, se la fortuna che un po' ci assisterà, dei risultati finalmente degni per questa città. Ascolta Marco, una curiosità che ho io che ti voglio chiedere è com'è rimasto ecco, il tuo rapporto con l'ex presidente Francesco Dauria? So che siete amici da lungo tempo, però insomma mi sembra di aver capito da quando sei presidente che non gli hai risparmiato velate critiche ecco, riguardo alla sua gestione precedente. Ti chiedo se siete rimasti in contatto, se vi sentite ancora. Io ci sentiamo ancora perché comunque abbiamo ancora degli interessi nella città di Bologna. Dobbiamo ancora chiudere qualche situazione che è ancora aperta tra di noi. Quindi io, come voi sapete, non sono più il suo consulente.
sono comunque un suo amico, per me è comunque stata una persona ed è una persona importante da un punto di vista affettivo e di amicizie. Io credo tantissimo nel valore dell'amicizia, quindi nonostante che anche negli ultimi tempi abbiamo avuto qualche discussione importante, sicuramente. Rimarremo, almeno io spero, ancora per tanti anni amici. Vengo a quello che hai detto te, ma io stesso però mi metto per come un po' un responsabile, tra virgolette, di quello che è successo negli ultimi anni, soprattutto nel periodo del Covid, perché non sono stato molto vicino da un punto di vista professionale a Francesco. Questo non tanto perché non condividessi le sue scelte, ma per un motivo mio professionale, per cui ho cercato di fare sviluppo per la mia attività e quindi non avevo più tempo da dedicare al basket. Credo comunque che negli ultimi anni, ma questo Francesco secondo me è d'accordo con me anche da questo punto di vista, o spero che lo possa essere, alcune scelte forse sono andato un po' controtendenza, nel senso che anche Francesco lo conoscete tutti, è un istrionico, una persona che mette del grande entusiasmo in quello che fa, e forse tutto questo entusiasmo l'ha portato a perdere un po' alcuni momenti di razionalità, perché secondo me sono. Anche l'anno scorso è stato costruito un roster, sempre in un periodo pandemico, che tra parentesi, insomma, non ha neanche raccolto i frutti che ci si auspicava, però sicuramente forse in alcuni casi è stato fatto un passo molto importante, che vuoi la città, vuoi il mondo imprenditoriale non ha comunque seguito, o lui si aspettava dei riscontri che poi non ha avuto, e quindi in alcuni casi ho fatto queste tra virgolette illazioni nei suoi confronti, però sempre nella serenità e sempre nel rispetto reciproco che c'è nei suoi confronti, però Jacopo si doveva voltare pagina, quindi si è voltato pagina. La pagina, poi ti avevo detto che non avrei detto niente, però da domani diventerà veramente un girare pagina, anzi, non è neanche un girare pagina, è chiudere un libro e aprirne un altro, perché veramente domani. Permettetemi di dirlo, Ferrara si riapproprierà del basket, quindi diventerà veramente Club Basket Ferrara. Non perché voglio dire non lo sia stato prima, perché comunque Francesco era più a Ferrara che a Bologna, però lunedì in conferenza stampa capirete anche quando dicevo qualcosa sul main sponsor per poi annunciare tasse, anche in questo caso. Domani dal notaio succederà qualcosa che lunedì spiegherò il perché succede quello che abbiamo deciso di fare, io e i miei consiglieri, che comunque ne ho anch'io alcuni, oltretutto oltre ai fiscalisti che mi seguono, e quindi. Velate critiche sì, ma comunque nella consapevolezza di ringraziare quello che comunque Francesco ha fatto per il basket a Ferrara. Certo. Senti, torno un attimo alla partita di domenica con Cento. Ti chiedo se c'è un derby che ricordi con particolare piacere. Ecco, sentendo pochi giorni fa per un'intervista sul giornale Andrea Bonacina, mi diceva che ti ricordava come capopopolo del tifo ferrarese nel derby vinto in casa nel 2018, quando c'era Michael Swan con una grande rimonta nell'ultimo quarto. Tu hai vissuto sicuramente anche i derby
degli anni passati. Ti chiedo se ce n'è uno che ricordi in modo particolare. Beh, quello lì del 2018, quello che ho te, alla grandissima. Pensa che Andrea, con cui ho un rapporto ritengo privilegiato, perché abbiamo costruito veramente negli anni in cui lui è stato head coach a Ferrara. Ci vogliamo bene, ecco, da un punto di vista strettamente umano. Pensa che lunedì ho iniziato la settimana con un suo messaggio bellissimo a cui ho dato risposto veramente con mille volte grazie, e mi ricordava proprio quel derby lì del 2018. Lui mi ha scritto proprio: io so quanto tu vivi questa stracittadina in maniera particolare, e quindi quello per me è stato il momento epocale. Ancora ogni tanto i miei amici mi girano delle foto di come veramente ero messo a fine partita, e me ne sono arrivate alcune anche in questi giorni, proprio per ricordarmi. Cerca di stare un po' più calmo Domenico, mio fratello, che in realtà è un po', verrà anche lui alla partita, ma per cercare di tenermi buono. Perché vorrei veramente, per una volta, per una domenica, non essere presidente e andare in curva a sfogarmi, a cantare tutto quello che vorrei cantare, però ci sarà chi farà degnamente, come dicevo prima, del roster, farà degnamente il tifo. Anche il sesto uomo sicuramente mi darà delle soddisfazioni a livello del tifo, perché quello noi dobbiamo fare: dobbiamo vincere anche la battaglia, tra virgolette, del tifo, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, e perché fare tifo dalla curva significa anche trascinare il palazzo ad aiutarvi ad essere più forti nei confronti dei centesimi. E quindi quello del 2018 lo ricordo con tantissimo affetto, proprio perché l'allenatore era anche Andrea, ed è una persona che, come ripeto, voglio veramente molto bene. Siamo giunti ormai alla conclusione. Prima di tornare da te per l'ultima curiosità, Marco, dedico un minutino di spazio alle minors. Mi sembra giusto parlare anche di loro e soprattutto del percorso netto di Ferrara Basket 2018, che ha vinto le prime quattro partite del campionato di Serie C Gold, l'ultima in casa contro Molinella 71-63, e che domenica alle 18 al Pala di Garano affronterà Bologna Basket. Tra l'altro, ci gioca l'ex Beretta, ex club a Bologna Basket, in una sfida veramente al cardiopalma tra due squadre tra le favorite del girone emiliano-romagnolo di C-Gold. In C-Silver invece la scuola basket settimana scorsa ha vinto 64-52 contro Imola, giocherà sabato alle 18 a Scandiano, e tra l'altro ci tengo a fare ancora una volta i complimenti a scuola basket, perché ha organizzato addirittura un pullman per seguire la trasferta di sabato Scandiano. Scuola Basket che è sempre un contenitore di idee, col suo vicepresidente Stefano Cazzanti, tra l'altro è molto vicina anche al club, quindi Molto. credo, di parlare anche a nome di Marco, sempre tanti complimenti alla SBF. Per quanto riguarda invece la Quattro Torri, un'altra società storica del panorama ferrarese, purtroppo 4 KO su 4 in questo inizio di campionato. 4 Torri che cercherà il riscatto nel weekend prossimo a Sant'Arcangelo. Chiudo con la Vis, con i giovani. L'Under 19 ha perso 103-92 lunedì al Pallapalestre contro Cantù, e andrà in trasferta lunedì prossimo sempre contro Desio. Marco, siamo ormai in conclusione. L'ultima curiosità mia, che poi non è una curiosità, ma ti chiedo, ecco, di fare il tuo appello finale al pubblico ferrarese per il derby di domenica. Direi che, insomma, al di là delle polemiche, di tutto quello che si è scritto in questi giorni, domenica è un appuntamento a cui la città di Ferrara, il pubblico di Ferrara, deve rispondere presente. Allora, io purtroppo, no, purtroppo per fortuna non lo so, vivo da solo, e quindi nessuno vi può dare riscontro a quello che sto per dire.
Nel rispondere a questa domanda, io ho i brividi perché se non fossi il presidente sarei già andato al palazzo a prendere il biglietto. Ma al di là di quello che ho detto prima, della riconoscenza nei confronti della società, del main sponsor, proprio perché è la partita, è il nostro momento per veramente dimostrare che noi siamo Ferrara, noi siamo il club, e quindi se potessi riempirei io tutti i posti del palazzo perché ho una carica dentro che poi spero che sia anche una carica che prosegua nel corso del campionato. Però io credo che l'unione fa la forza. E quindi se noi domenica ci uniamo tutti quanti contro la corazzata della Tramek, almeno potremo dire, come si dice sempre in queste occasioni, io c'ero. Quindi magari non porteremo a casa la vittoria dal punto di vista sportivo, non si sa, speriamo che non sia assolutamente così, ma magari la portiamo a casa dal punto di vista del tifo. Giochiamo noi in casa. Dimostriamo che veramente loro saranno una piccola parte del palazzo rispetto al resto. Ci sarà più bianco-azzurro sicuramente che bianco-rosso. Bene, ricordo a tutti quindi l'appuntamento con il derby tra Ferrara e Cento domenica alle 18 alla Giuseppe Bondi Arena. Ringrazio il presidente Marco Miozzi per essere stato in nostra compagnia questa sera. Grazie Marco e ci vediamo domenica al palazzo. Sì, ringrazio io. Dammi solo un secondo, Jacopo, per ringraziare Vai. te anche, perché comunque sei una persona che mi è vicina, che sento vicina, è una persona che ti stimo tantissimo per la tua professionalità e anche in questo caso poi mi imparerete a conoscere. Io non dico mai niente per ottenere l'applauso, ma dico le cose quando le sento e quando le provo. Quindi è stato per me un piacere essere qua stasera. Ed è un piacere collaborare con te. Grazie Marco, grazie. Speriamo di collaborare, ecco, di migliorare la situazione insieme, nel prossimo futuro per il basket ferrarese. Ti saluto ancora e di nuovo l'appuntamento per domenica al Palazzetto, anche per i tifosi ferraresi, per il derby tra Ferrara e Cento. Noi con 24 secondi ci ritroviamo la prossima settimana. Ancora un saluto e a presto su questi schermi. Grazie Marco. Grazie a voi. Noi siamo carichi per il derby contro 100. Vi aspettiamo tutti domenica. Forza! Forza. Forza. Forza.